Ieri sera un incendio è stato appiccato in un bene confiscato che era stato affidato dal Consorzio Sole, di cui è capofila la città metropolitana, ad associazioni che lo utilizzavano a fini sociali sul territorio. È un brutto segnale laddove dovesse essere confermata la matrice dolosa? Certo, è un fatto gravissimo. Io ricordo quando consegnai le chiavi di quel bene confiscato come sindaco della città metropolitana alle associazioni che si erano aggiudicati il bando qualche mese fa nella sala Cirillo della città metropolitana. Noi siamo gli amministratori che tra Comune di Napoli e città metropolitana abbiamo consegnato il maggior numero di beni confiscati al territorio, quindi non consentiremo a nessuno di mettere le mani sui beni confiscati che sono stati restituiti alla vita, alle associazioni, al territorio. Ovviamente attendiamo le indagini della magistratura e delle forze dell'ordine per comprendere cosa è accaduto. È molto strano che pochi giorni dopo che il bene aveva cominciato ad acquistare e acquisire vitalità, vita, grazie ai ragazzi, poi è stato incendiato e quindi, insomma, messo in una condizione di non operare.